Don Chisciotte e Sancho Panza arrivarono a Barcellona e furono accolti come eroi, soprattutto grazie ad Antonio Moreno, un amico di Rocco Ghinar, che era stato avvisato dell'arrivo dei due cavalieri. Ci furono danze, balli, banchetti. Ma un giorno arrivò il cavaliere della Biancaluna, che sfidò Don Chisciotte. Don Chisciotte accettò la sfida. Chi avesse perso avrebbe dovuto sottomettersi al volere del vincitore. La battaglia fu terribile e Don Chisciotte fu sconfitto. Ma il cavaliere della Biancaluna era Baccelliere Carrasco, quello che si era già travestito da cavaliere degli specchi per convincere Don Chisciotte a tornare a casa. Questa volta il piano di Carrasco era andato a buon fine e Don Chisciotte dovette accettare di tornare malconcio a casa sua finalmente. E Sancho lo seguì. Ma lui si mise a letto e vi rimase tanto a lungo, finché, dopo aver fatto testamento, morì. Non prima però di aver detto: oh amici miei, ho finalmente recuperato il senno che avevo perso. Ma non è davvero. Don Chisciotte rimase un cavaliere.